Buongiorno a Nicola Porro, forse l'unico parere un po' controvento sui giornali di oggi. Bentornato, sì. Nick. Buongiorno. Ciao, non mi chiamavate da tempo, sono un po' offeso. Sì, ma adesso la storia lo esige. Stamattina mi sono svegliato con Banfi che leggeva il tuo pezzo e improvvisamente ho avuto una folgorazione. Nicola, dov'è Nicola? Allora, il passaggio cruciale, entriamo prima e poi cazzeggiamo. Allora, il passaggio cruciale del tuo pezzo è questo qui. Vogliamo dire che dalla palude in cui siamo non se ne esce con i moralisti e le morali. Siamo un paese in cui non si può fare nulla, in un bar non si può mettere l'insegna, un artigiano non può assumere un apprendista, un ragazzo non può fare un lavoretto, un'impresa, un capannone, o meglio, tutto si può fare ma dopo una giungla burocratica e autorizzativa. Cioè, tu vuoi dire in qualche modo che questa inchiesta, che è condotta dal magistrato più, come dire, antimagistratura democratica, esatto, che esiste in Italia, quello più di destra che esiste in Italia, quello meno di pietrista che esiste in Italia, in qualche modo però svela il fatto che il MOSE non si sarebbe potuto fare senza oliare i politici? Allora, intanto diciamo una cosa, il magistrato, che è questo Nordio, è veramente una perla rara all'interno della nostra, diciamo, degli uomini della dirigenza pubblica, degli uomini pubblici. È uno che ieri la prima dichiarazione che ha fatto è la seguente: cari amici, qua adesso io arresto 35 persone, ma voi pensate che ci vogliono pene più dure, nuovi reati, aumentare le tipologie appunto di reato? Ma io dico che sono tutte balle, dice Nordio ieri durante la conferenza stampa. Quello che serve è avere leggi più semplici e meno farraginose, perché per ogni complicazione di legge c'è la possibilità di pagare una stecca. Ho sintetizzato Nordio. Allora, io sono perfettamente d'accordo con Nordio, cioè qui il tema è MOSE o non MOSE, ma ti cito l'Expo di Milano, ti cito la Reggio Calabria Salerno, ti cito la nuvola di Fuxas a Roma, Terese! È una cosa, una storia fantastica quella della nuvola, ne abbiamo parlato allora, più volte. Ah, bravo. Allora, io ti cito tutti questi casi e ti dico che non è possibile che per fare qualcosa in questo paese si debbano rispettare un centinaio di regolamenti, di norme, e poi quando vuoi avere la ragione dal tribunale, i tribunali decidono a capocchia. Però io qui leggo il pezzo di Zurlo oggi sul giornale, no, che tu hai impaginato, quindi sicuramente leggo. Cioè, Zurlo qui dice addirittura che le leggi le facevano loro. I magistrati e le acque avevano, come ci ha raccontato i Marisio poco fa, la carta intestata, giravano la carta intestata al consorzio e ricevevano le lettere prestampate. Qui addirittura il consorzio di Venezia si comporta come una lobby che riesce a ottenere la riscrittura delle norme sui fondi FAS. Cioè, non stiamo parlando di imprenditori che annaspavano per lavorare, stiamo parlando di un consorzio che è durato 15 anni e che faceva il bello e il cattivo tempo. Esatto. E qui siamo sull'altro tema che io metto nel mio fondo di oggi. Cioè, il primo tema è quello di dire leggi semplici e qui e tu siamo d'accordo, cioè, ma qui le facevamo loro. La seconda è molto banale. Le opere pubbliche si fanno in un anno, due anni, tre anni. Quando un'opera pubblica ci si impiega a farla 10 anni, la nuvola di Fuxas, il MOSE, 15 anni, vuol dire che lì sono girate stecche a non finire. Ti parlo di una cosa che avvenne negli anni 60 in Italia, la famosa Autostrada del Sole. Tu ti sei mai accorto i conti dell'Autostrada del Sole come sono fatti? Però la fecero in meno tempo di quanto richiedeva il progetto, sì. Iniziarono a lavorare, esatto. e stavano nel frattempo progettando. Ma ti sei accorto i conti come sono stati fatti? Come i conti? No, dimmelo, qui è una grande immagine. Uno diverso dall'altro. Tutti i ponti e i viadotti dell'Autostrada del Sole, che è la cosa più incasinata architettonicamente e ingegneristicamente che c'è in Italia, sono tutti uno diverso dall'altro, i viadotti. E sai perché? Perché lì avevano bisogno di fare 600-700 chilometri, 500 chilometri di strada. Lo divisero in lotti e dissero soltanto due cose alle imprese che si presero i lotti: fate tutto con velocità e con sicurezza, per il resto sono affari vostri, non ce ne fotte nulla. E quindi i ponti erano fatti dalle singole imprese senza nessuno standard estetico, non c'erano i DURC, non c'erano tutte cose che la nostra civiltà oggi ci obbliga ad avere. Cioè, voglio dire, se in Italia per fare qualsiasi cosa, per mettere un'insegna in una porca puttana di bar, ci vogliono 15 autorizzazioni, noi ci lamentiamo
se per fare un'opera come il Mose ci vogliono miliardi di stecche? Ma tu che pensi? Tu pensi che a Roma i tavolini dei bar, quando vengono aumentati di un metro quadro, due metri quadri, secondo te quei due metri quadri in più che si prendono i bar li devono all'autorizzazione? Sì, però penso che il Mose durava perché si era configurato come un meccanismo che se finiva era la fine della pacchia per tutti. Cioè, entrambe le cose, dei vitalizi, poi, delle rendite, qui ci siamo. Hai ragione tu, ma io prendo un caso, il Mose, che è un caso paradossale. A me colpisce, guarda, colpisce i due casi. Parliamo dei due casi, voglio sentire la pensi. Cioè Galan e Orsoni, no? Orsoni, il santo laico. Vuoi citare quella cosa scritta di Orsoni? No, citala tu, sentiamo la tua via voce, che faccio, cito porro con porro. No, però insomma questa è un'altra cosa, no? Quando Orsoni nel 2010 vinse le elezioni contro quel nano di Brunetta, questo scrisse Marco Travaglio sul Fatto, Marco Travaglio, il moralista dei moralisti, disse: ma che ci vuole Bersani? Ma hai capito come si vincono le elezioni? Prendendo delle persone per bene e facendole candidare come sindaci delle città. Bersani degli extra stivali, disse il moralista. Orsoni, secondo l'inchiesta di Nordio, avrebbe vinto per quelle elezioni del 2010 400.000 euro di finanziamenti. E questo è pure. Fra l'altro forse illeciti, non registrati, non registrati completamente. Ma poi vedremo se è vero o non è vero, ma quello che voglio dire io qua non è che... Comunque li ha presi, una parte sono già registrati, quindi è già un errore grave per un grande moralizzatore fare la campagna con i soldi del consorzio. E oggi che cosa si dice Travaglio sul Fatto? Tu l'hai letto Travaglio sul Fatto, non perché io ce l'abbia particolarmente sì, con sì, questo qua. Certo, come no, che fanno tutti schifo, che fanno l'Italia deve vivere orrore, e si dimentica. Ma questo fenomeno, ma ieri ci avevi detto che Bersani faceva Mazzetta schifo. Stai serenissima, no? Certo. Allora, vorrei dire, il punto, caro Luca, è, vogliamo risolverlo questo problema? Tu hai recuperato problema? Questo pezzo su Orsoni di Travaglio del 2010? Questo devo dire, non me lo ricordavo, il pezzo vecchio, diciamo. Sì, pezzo vecchio, basta vedere, 31 marzo del 2010, il fondo di Travaglio in cui prendeva, perché mi colpì la violenza, spesso c'è in quei pezzi, la violenza nei confronti del povero Bersani, qui perse quelle elezioni, no? Perse quelle elezioni regionali, e citò, io mi dissi, ma chi è sto Orsoni che piace tanto a Travaglio? Poi dopo, quando mi sono visto ieri che se lo sono arrestato, ho detto, non è possibile, è lo stesso che aveva preso come esempio Travaglio per come sarebbe dovuto cambiare il PD, cioè se il PD avesse dovuto seguire la tesi Travaglio, cioè la tesi moralistica, oggi sarebbe tutto in galera. Vabbè, le conseguenze dei comportamenti, perciò non è il moralismo, Luca. Il problema non è il moralismo e dobbiamo metterci in testa e Galan? Che il moralismo non è Galan, se è vero quello che stanno dicendo, cioè che c'è lo stipendietto di 1.000.000, è una cosa pazzesca. Anche perché vorrei ricordarti una cosa su Galan, perché lì potrebbero... Tu ci hai provato a parlare ieri facendo il giornale, lui... Sì, ma è un casino, ieri è scappato pure da Omnibus, però vorrei fare la stessa cosa che ho fatto con Travaglio su me stesso. Galan fu... No, fra l'altro complimenti, perché uno potrebbe dire, ecco, il giornale un po' lo nasconde, lo mettete in prima pagina in foto e a pagina 3 nel racconto di Zurlo. Sì, certo, però vorrei autocensurarmi, autostuttanarmi. Galan ebbe da parte mia un articolo elogiativo, più o meno Galan, non certo nei toni di Travaglio, quando lui completò, ti ricordi la bretella? Sì, la famosa bretella, tempo di record, come no? Ha cambiato, tra l'altro chiunque vada nel nord-est, anche solo in vacanza, certo, sa che quella cosa ha cambiato la vita delle persone. Io mi faccio il segno della croce a Galan tutte le volte che passo per il Mestre, perché prima un tempo erano 2 ore di tempo, adesso sono un quarto d'ora attraverso quella sì, bretella. Sì, la bretella, non c'è dubbio. Quindi la famosa bretella fu chiusa con un commissario speciale, in tempi non si chiudeva da anni, furono espropriati i terreni, si fece tutto quello che si doveva fare e fu chiuso tutto quanto. Quindi quella fu fatta in tempi rapidissimi. Tu vuoi escludere che lì ci siano state, come posso dire, come direbbero gli americani, the grease funds? Beh, direi che le avrebbero già trovate, però. Faccio la prova al contrario. Ma non me ne fregherebbe nulla! Luca, tanto siamo tra di noi. Se tu chiudi la bretella in un anno e mezzo, lo fai con tempi ragionevoli, anzi veloci, e con costi ragionevoli, perché lì i costi furono, nel tempo di Galan, beh, no, ragionevoli. Se devi pagare lo stipendio al politico che te la fa fare, è grave, non funziona, perché certo, poi una cosa ti funziona e un'altra no, no? Certo, certo. No, però invece, dimmi Galan, riuscite a parlarci? Ci proviamo anche oggi. Cioè, ma lui ieri non ha voluto parlare? No, penso di no.
ha detto non parlo, aspetto, vedo di che cosa mi accusano probabilmente, no? Certo, beh, quella è la cosa fondamentale. Mi sembra dalle cose che escono sui giornali, questo milione di stipendio annuale, che è una cosa fortissima. Tra l'altro, ripeto, Nordio, prima di arrestare una persona, ci pensa... No, ma un anno, scusa, è semplice. L'interrogatorio della segretaria di Galan è di un anno fa, quindi 2013-2014, le ha verificate per un anno queste cose. È il magistrato più serio e scrupoloso che io dalle carte conosca, non lo conosco personalmente. Lui e Robledo sono due che hanno un atteggiamento molto molto rigoroso. Il tuo Robledo, vedi? Ma Robledo però, a differenza di Galan, è uno che metterebbe in galera anche Teresa. No, oh, e noi finiremo in galera, tu sei già attenzionato alle procure, io sono lì, lì è finita. Senti, invece dici qualcosa per risollevarci il morale, cosa passa nella testa di un grande analista contemporaneo come te in queste ore, oltre a Cornuti e Mazziati? Guarda, ho appena incontrato al bar questa ragazza che fa biancheria intima, straordinaria, qui nel centro di Milano, e lei mi ha detto: guarda, in questo negozio che poi vedi, dove io c'è il suo laboratorio, ha preso le sue persone, c'è il suo marchio, tutto quanto, ha detto la proprietaria, le ho fatto un'offerta, e la proprietaria novantenne di questo immobile mi ha detto: ma guarda, veramente mi avevano già fatto un'offerta, e cita una grande catena internazionale di abbigliamento. E la ragazza allora manda una lettera a questa signora e dice: signora, io le offro un pochino di meno, ma io sono un'italiana, ho un marchio italiano, potrò diventare come la grande catena internazionale se do lavoro in Italia in me, certo. E mi dà le opportunità. Lei pagava, e questa vecchia signora novantenne ha accettato. Qua nel centro di Milano, ha accettato. Beh, sono cose stupende. E sai come l'ho conosciuta questa ragazza? Perché eravamo nel più bel bar di Milano, dove mi sono fermato da questo Marchesi, e avevo comprato una brioche piccola, qua si dice brioche il cornetto, e la signorina l'ho pagata 1 euro, la signorina ha detto: ah, non ce l'ho più quelle piccole, e c'era questa ragazza che anche lei l'aveva presa piccola, allora abbiamo preso una brioche grande e ce la siamo divisa in due. No, è stupendo. Non conoscendoci. Ed è una donna piena di energia, è una ragazza che conosce un altro per strada, tra l'altro voglio dire senza nessun intento sentimentale, era solo certo. Un fatto di... ci conosciamo per strada, ci dividiamo la brioche, mi racconta la sua cosa, mi porta nel suo showroom, mi racconta anche questa vicenda, dico: ragazzi, ma di che stiamo parlando? Di Mose, di Galan, come si chiama? Di Orsoni, di Travaglio? L'Italia è fatta da questi ragazzi di 30 anni che si fanno il mazzo, che alla fine sono ottimisti, scrivono una lettera alla novantenne, mi dia l'immobile a me perché io diventerò più figa di quell'azienda. E la novantenne poi, come nei film americani, ci crede, perché bisogna crederci. Senti, ma questa cosa di Salvini leader... La frase di Toti che apre la possibilità a Salvini leader del centrodestra, ci credi? No, non ci credo. Lui è bravissimo perché l'ho avuto in trasmissione a Virus 2 o 3 volte. Sì, il numero uno, dal punto di vista dialettico, insuperabile. Bravo, è insuperabile, è bravo, si presenta bene, per bene, ha fatto una... Però il centrodestra è fatto da quella maggioranza silenziosa che comunque già non vota uno che si mette la maglietta a maniche corte con scritto 9 euro. È vero, è vero. E, no, e detto quindi, questo non ne faccio un fatto estetico, ne faccio un fatto di, diciamo, di sostanza. Però fa sponda in questo momento con Toti. Sì. E i casini dentro Forza Italia, proprio detto in sintesi, che vedi? Fitto, ma... non fitto, oggi la Polverini... Sì, capito, la Polverini parla. Cioè, questo è il tema. Cioè che la classe dirigente di Forza Italia è fatta dalla Polverini, con tutto il rispetto nei confronti di tutti quanti i membri di Forza Italia, ma se il futuro di Forza Italia è affidato all'ex sindacalista dell'UGL, presidente della regione, che mai dimenticare, tu capisci qual è il futuro di Forza Italia. Che prevedi? Prevedo che se non c'è qualcuno che con la forza e con l'insubordinazione uccida, da un punto di vista ovviamente politico, il padre, non ha futuro il centrodestra. Senti, ma non ti senti di fare una cosa come Floris in difesa della RAI? Ma io veramente... Puoi avvalerti della possibilità di non rispondere? No, un cretino l'altro giorno ma in un'intervista ha detto: Porro è inutile in RAI, bisogna prendere soltanto degli interni. Cioè, perché abbiamo affidato a Porro? Cioè, mi ha preso come caso di spreco e della RAI. Allora, posso dirti che questa è la cosa incredibile. Se si fanno i tagli e si tagliano tutti coloro che hanno portato sangue fresco alla RAI, è un disastro. Non esisterebbe virus.
un po' è così, però lo dicono che Russo l'avrebbe potuto condurre bene un giornalista interno della Rai. Certo, come no. Ma tu hai già firmato il contratto, spero. No, non l'ho ancora firmato, sto in trattativa. Vabbè, e comunque speriamo in un grande virus il prossimo anno e... Giovedì sera. Ma tu sei pazzo, sei andato a sfidare Santuar. Sì, bisogna giocare da grandi. Consapevolmente. Serie A per vincere. Sì, gliel'ho chiesto io. Santoro fa la sua grande predica, io farò la mia piccola editoriale libertario, liberista e radicale. Fantastico. Su Rai 2. Beh, stupendo. Bellissimo. E morirò così, a testa alta. Mamma non mia. Il venerdì contro Conti, capisci? Non si può morire contro Conti, si deve morire contro Santoro. Grande, allora auguri enormi a Nicola, ci sentiamo presto. E non vengo a sostituire te a Matrix? Ma è una delle due cose, almeno non tutte e due insieme. Ma sì, facciamolo, dai. Facciamo. E tu vieni a Virus. E io vengo a sostituire Floris, che a sua volta viene a Mediaset. Abbiamo esagerato. Ciao, a presto. Ciao Luca, a voi. 300, che significa? Che mi adorano, che mi amano. Ciao bello. Ce l'ho qui la brioche.